Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno, e se ti piace il mio canale YouTube iscriviti cliccando sulla campanella in basso. La scimmia volante, come agisce sui social e nel post a scarto. La scimmia volante viene usata dal narcisista durante la svalutazione, in questo caso assume un ruolo essenziale. Quando una scimmia volante può agire con la vittima? Quando la ex vittima del narcisista non ha applicato un vero e proprio no contact e sebbene abbia bloccato il narcisista ovunque, non blocca invece la scimmia volante. In questo caso la scimmia volante agisce anch'essa, si nutre delle reazioni degli altri, specialmente se l'altra è un'ipotetica rivale da eliminare per rimanere nella posizione di superiorità. Quindi la reazione che vorrà instaurare sarà sempre negativa. Più una scimmia volante genera reazioni di rabbia, senso di colpa, frustrazione, confusione, gelosia, invidia nella vittima, più si sentirà gonfia e potente. Ed in questo scenario i social network di ogni genere sono uno strumento potentissimo per arrivare a questo scopo. Praticamente, se hai applicato un no contact parziale, che non è no contact, non eliminando dai social anche la scimmia volante, gli scenari che si seguiranno saranno questi. La scimmia volante pubblica post e storie per suscitare reazioni in te. Ricorda sempre che quando c'è un narcisista, suo caro amico di mezzo ed una separazione, è automatico che la scimmia volante abbia un'attentissima attenzione per questa vittima affranta dalla separazione dal suo caro amico narcisista e che ad ogni post o storia della scimmia volante che allude a qualcosa del tuo narcisista, ricorda sempre è riferito a te. Tutti sappiamo chi ci guarda i post, tutti vediamo chi ci guarda le storie, tutti immaginiamo chi reagirà e in che modo determinate persone reagiranno se pubblichiamo quel determinato contenuto. Figuriamoci in casi come un post scarto in cui la povera vittima affranta ha smesso di seguire il narcisista e permette a se stessa di rimanere nei contatti della scimmia volante. La scimmia volante sa che ha il coltello dalla parte del manico, sa che la vittima soffre ancora, sa che ogni sua post non è indifferente alla vittima e dunque vedrà i contenuti inerenti direttamente o indirettamente al narcisista e sempre con una intenzionalità narcisistica di estrapolare approvvigionamento narcisistico negativo in te per lei. La scimmia volante che si nutre grazie alla tua reazione e che è sempre nefasta e terribile, per questo il no contact è essenziale sempre. La scimmia volante ti controlla e riferisce tutto al narcisista, qualsiasi cosa pubblichi. Se per un periodo non pubblichi niente, se cambi modalità di pubblicazione, se fai riferimento al narcisista o non fai per nulla riferimento al narcisista, stai certa che sempre ti controlla per malignità di vedere se le cose ti stanno andando bene o male, per portarle al narcisista prove di qualsiasi cosa che stai facendo di sbagliato per deriverti. La scimmia volante riferisce al narcisista solo ciò che fa comodo a lei stessa, quindi se la vittima vede la foto con un altro ragazzo non lo dirà mai un narcisista. Insomma, la scimmia volante riferisce al narcisista ciò che fa declassare l'immagine, l'opinione e la reputazione della vittima. La scimmia volante ti controlla e non riferisce al narcisista. Ricordiamo sempre che la scimmia volante è una narcisista lei stessa, quindi valuterà come le sue azioni possono tarare acqua al suo mulino. Perciò, se ciò che vede e pensa della vittima che faccia piacere al narcisista e crei reazioni nel narcisista che lo spingono a riavvicinarsi alla ex vittima, indubbiamente non riferirebbe proprio nulla, perché ricordiamo, tutte le scimmie volanti sono gelose del narcisista. Quindi, se per esempio
La scimmia volante vede una foto raggiante, è probabile che non faccia nessun screenshot da inviare al narcisista. Il narcisista usa la scimmia volante come un accessorio intercambiabile, mentre la scimmia volante no. La scimmia volante vede il narcisista come insostituibile e la considerazione che ha del narcisista è che è un carburante fortissimo e insostituibile. Una persona che diventa una scimmia volante è una persona frustrata che ha bisogno del brio che il narcisista le fa provare e della finta ammirazione che lui fa finta di provare nei suoi confronti. La scimmia volante ti studia per capire cos'è piaciuto di te al narcisista, che tipo è il prototipo di donna che piace al narcisista e cosa decide di scegliere il narcisista per se stesso. Una scimmia volante molto curiosa fino a diventare la più abile investigatrice. Ciò che vedrà di te cercherà di emularlo. Ti copia come solo una buona donna narcisista sa fare. Sei un essere meraviglioso e le persone narcisiste lo sanno. Se tu vittima scrivi dei messaggi alla scimmia volante pensando che lei sia in buona fede, lei sicuramente ti risponderà con apparente gentilezza, ma poi il suo pensiero sarà di totale menefreghismo. Sicuramente potrà far leggere i tuoi messaggi al narcisista, compatendoti insieme a lui e ridendo di te, e la tua frustrazione aumenterà. Ricorda, tu per la scimmia volante sei solamente un fastidio. Non fidarti mai di persone che hai il sentore siano scimmie volanti. Tu vittima sei ancora condizionata dal pensiero, dalla reazione della scimmia volante a qualsiasi tua pubblicazione e tua azione sui social. Ogni contatto con il narcisista è solamente per metterti in cattiva luce con lui. Ricorda, una scimmia volante non cambierà mai opinione su di te perché è troppo manipolata dal narcisista ascolterà sempre la parola del narcisista e l'opinione che il narcisista ha di te. In più, se pensi di mandare messaggi subliminali al narcisista tramite lei, vuol dire che non hai applicato un vero no contact. Le scimmie volanti sono persone di zero spessore umano e zero importanza umana, ma fatalmente acquisiscono importanza nella mente della vittima. Incredibile pensarlo, ma sono persone comunque insipide, vampiri energetici che pubblicano la storia con il narcisista per godere nel pensare alla povera vittima che non merita nulla e di certo non merita di essere la compagna di questo meraviglioso uomo eletto dalla scimmia volante. Se una persona è arrivata ad essere scimmia volante e soprattutto se una persona persevera dopo tanto tempo ad essere una scimmia volante è perché è un individuo privo di anima e senza spessore umano. Ecco perché è necessario bloccare anche le scimmie volanti. Il no contact consiste nel chiudere qualsiasi canale nel quale un narcisista può direttamente o indirettamente infiltrarsi e una scimmia volante è uno di questi. Inoltre, il no contact consiste anche nell'interrompere qualsiasi canale energetico che ti lega al narcisista. Una storia sui social della scimmia volante in cui abbraccia il narcisista è un canale energetico aperto. Sono tutti canali aperti con il narcisista perché sai che quell'informazione è probabile che arrivi al narcisista. A volte lo speri, a volte ne sei terrorizzata, ma ti sembra brutto bloccare dal nulla la scimmia volante senza una motivazione. Fregatene, c'è la tua vita di mezzo, c'è il tuo stare bene, la scimmia volante è solo una degli esseri sterili che girano intorno al narcisista, che vivono nell'illusione di primeggiare, che vivono pensando di essere migliori di te. Sono manipolate da chi è più manipolatore di loro. Sono manipolatrici, sono esseri che ucciderebbero pur di difendere il narcisista, pur di far vedere al narcisista che loro lo stanno difendendo a spada tratta. Non credere
crederebbero mai alle tue parole. Non ci sarebbe motivo di dialogare con esseri così. L'abuso narcisistico non finisce con lo scarto. L'abuso narcisistico continua anche e soprattutto in maniera molto diversa anche dopo lo scarto, con la diffamazione, con le bugie, con la presenza delle scimmie volanti che nella relazione non erano poi così presenti o addirittura totalmente assenti. L'abuso narcisistico finisce dopo il no contact totale e un conseguente profondo lavoro su se stessi. E per no contact totale intendo smettere di parlare del narcisista chiunque sia accanto a te, smettere di chiamare parenti, amici, familiari per parlare di lui, del narcisista, lo smettere di guardare le foto del periodo felice con il tuo narcisista. Ogni elemento di contatto con il narcisista è un elemento da tagliare, espellere totalmente. La tua serenità non ha prezzo. Ogni reazione è scaturita a seguito dall'interferenza di una scimmia volante. È un regredire nella guarigione, è una coltellata nel petto, è un risucchio di energia, una mortificazione, svalutazione della propria persona. Nessuno deve avere il diritto di farti sentire così. Dopo un post-scarto non è così facile essere così forti da farti scivolare tutto ciò. Quindi devi troncare tutto, non è debolezza, è un procedere per passi lenti, piano piano, verso la risalita, dopo aver troncato tutto con pazienza, amore per te stessa, tempo, dovresti lavorare su te stessa, profondamente, sinceramente con te stessa, perché la tua salute psicofisica è più importante di tutto quanto. Questo dipende solo da te. Devi avere pazienza e non demordere. La strada è comunque lunga. Tu puoi evolverti, tu puoi renderti forte autonomamente ed emotivamente indipendente. Puoi farlo solo però se lo vuoi davvero. E questo non mi stancherò mai di dirlo, solo se tu lo vuoi. Perciò solo se tu lo vuoi mi contatti. Se vuoi il mio aiuto, solo se lo vuoi, contattami. Contattami alla mia email paolafendi@gmail.com, ma solo se veramente motivata, altrimenti per cortesia non contattatemi. Per chiedere aiuto, intendo, altrimenti se volete raccontarmi la vostra storia e farvi conoscere, nessun problema, ma se avete intenzione di farvi aiutare, chiedere informazioni, fissare appuntamenti e poi disdire, per cortesia non fatelo, perché così lascio il posto a chi veramente vuole essere aiutato. Un bacio a tutte e al prossimo video.